Buonasera, très heureux d'être ici et très heureux aussi de pouvoir parler dans ce lieu magnifique à des lecteurs. Et nous allons partir d'un texte d'un écrivain, mais pour parler de l'Europe d'aujourd'hui. Et c'est intéressant de confronter un texte qui a été écrit il y a 40 ans, le texte de Milan Kundera, La tragédie de l'Europe centrale ou l'Occident kidnappé, et de le relire aujourd'hui à l'aune de ce qui est en train de se passer en Europe. En Europe, à l'Est, avec la guerre en Ukraine, et la question de la Russie, et du rapport de l'Europe et de la Russie, et puis ce qui se passe, je veux dire, au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire la façon dont les nations, et particulièrement les petites nations, peuvent trouver leur place dans le processus d'intégration européenne. Et donc Milan Kundera a réfléchi sur les deux sujets. Le sort des petites nations d'Europe centrale, c'est le premier texte dans le livre, et puis il y a le deuxième texte qui est plus général sur l'Europe centrale e son rapport à la Russie. Innanzitutto mi fa estremamente piacere essere qui oggi, non soltanto perché è un luogo bellissimo, ma perché sono circondato di lettori, e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere. Siamo qui perché partiamo da un testo, scritto appunto, per arrivare a parlare di quella che è l'Europa oggi, di quello che sta accadendo in Europa oggi, ed è molto interessante fare questo confronto, vedere quella che è la rilevanza di un testo scritto 40 anni fa da Milan Kundera, per l'appunto, e rivederlo, per così dire, rileggerlo guardandolo con gli occhi di oggi, di quello che sta accadendo oggi in Europa, dove ci sono due fronti da tenere a bada. Da un lato c'è quello che sta accadendo nella, chiamiamola, l'Europa dell'Est, ovvero quello che accade in Ucraina ovviamente, nonché anche i rapporti della Russia con l'Unione Europea. Dall'altra parte poi c'è invece il lato dell'Unione Europea più propriamente detta, ovvero il fatto di vedere tutte queste nazioni, ma soprattutto quelle più piccole, le nazioni più piccole per l'appunto, che trovano un loro luogo, diciamo, trovano uno spazio sufficiente per l'integrazione e come questa integrazione avviene. Quindi è proprio di questo che parleremo, ed è proprio di questo che ci parla appunto lo scrittore, ci parlava appunto 40 anni fa. In questo libro c'è una parte dedicata per l'appunto alle piccole nazioni dell'Europa centrale, e dall'altra c'è poi un altro invece testo, che poi è quello appunto che dà il nome a questo libro, che in francese si chiama Un Occident kidnappé, da noi si chiama Un Occidente prigioniero, che ci parla appunto delle nazioni dell'Europa centrale. Nous redécouvrons aujourd'hui en Europe le tragique de l'histoire. Il y a une guerre qui est menée en ce moment en Europe et qui est perçue en Europe centrale comme une menace imminente, directe pour les pays en question. C'est peut-être pas le cas nécessairement vu de Turin, de Paris ou de Bruxelles. C'est vu très intensément ainsi à Varsovie, à Prague, à Tallinn. Et donc, il y a, dans ce retour du tragique et de la menace, il y a quelque chose qui nous incite à réfléchir à la question que posait Kundera. Je sais pas. Oui. Vous me dites... Oui, vous pouvez poser la question si vous voulez ou pas. Mais Kundera, oui. Je vais faire la... Kundera définissait la tragédie de l'Europe centrale par la formule suivante. Il dit, ces pays sont culturellement à l'ouest, politiquement à l'est, dans l'Empire soviétique, et géographiquement au centre. C'était ça, le dilemme ou la tragédie de l'Europe centrale. Et bien entendu, l'histoire de l'après-89 était censée réconcilier la culture, la politique avec la géographie. Cosa facciamo quindi oggi? Ci troviamo in una situazione che ci porta a riconsiderare una volta di più quello che è l'elemento tragico della storia. Di cosa sto parlando? Sto parlando della guerra, ovviamente, della guerra che però è percepita in modo diverso in Europa, è percepita in un certo modo nell'Europa, chiamiamola occidentale, ma in Europa centrale la percezione è molto diversa che qui a Torino, piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Bruxelles, perché c'è una percezione di minaccia in Europa centrale, per l'appunto a Varsavia, a Praga, a Tallinn, che è molto diversa rispetto a quella che è la nostra percezione qui a Torino. Quindi c'è questo ritorno del tragico, questo ritorno di una minaccia che ci porta appunto a riflettere su qualcosa che scriveva appunto Milan Kundera 40 anni fa e che è un po' la tragedia appunto dell'Europa centrale. Che cosa diceva Kundera? Kundera appunto aveva questa definizione per l'Europa centrale, diceva: l'Europa centrale è culturalmente a ovest, politicamente a est e geograficamente al centro. Quindi capite bene il dilemma che tutto questo poneva e pone alle nazioni dell'Europa centrale. Dopo l'89 si presumeva che ci fosse una sorta di riconciliazione, che questi elementi, l'elemento culturale e politico, si andassero a riallineare all'elemento geografico. E la questione che interessa Kundera, parce que c'est un écrivain, c'est pas un savant. Il écrit un essai. Et son essai, en tant qu'écrivain, un homme de culture, la question qui l'intéresse, c'est que l'Europe centrale, face à la Russie, qui a occupé ces pays après la Deuxième Guerre mondiale, ils disent, c'est pas seulement une question politique, c'est pas seulement la question du régime, c'est pas seulement comme enjeu démocratie ou autocratie. Il y a une autre dimension qui est une dimension culturelle et même civilisationnelle. Pour Kundera, la Russie est, par rapport à l'Europe, à cet Occident kidnappé, l'Europe centrale qui est culturellement partie intégrante de l'Europe, pour Kundera, la Russie est une autre civilisation. Et il ne dit pas ça pour dire c'est une civilisation inférieure ou c'est une civilisation qui mérite d'être méprisée ou ignorée. Non, c'est une autre, simplement une civilisation différente. E quindi qual è la questione che si pone Kundera? Kundera era uno scrittore, non era un politico, e quindi si pone la questione nei termini in cui se la poteva porre uno scrittore. Per l'appunto scrive un saggio. Scrive un saggio nel quale affronta la questione appunto dal punto di vista dello scrittore e si concentra soprattutto su quello che è il rapporto tra l'Europa centrale rispetto alla Russia. E come interpreta questo rapporto? Non lo interpreta in termini puramente politici o in termini di regime politico di nuovo, non è una questione di democrazia rispetto ad autocrazia, assolutamente no. E più un'altra dimensione che lo interessa è la dimensione culturale, la dimensione di civiltà che lo interessa. Praticamente Kundera interpreta il rapporto tra Russia ed Europa, Europa intesa appunto nel senso di Occidente, Occidente prigioniero, come una civiltà altra. Non intende sminuire la civiltà russa, non intende ritenerla inferiore rispetto a quella occidentale, è semplicemente altra. Voilà. Et donc la question pour lui était le rapport entre le passé russe et ce qui à l'époque était le présent soviétique. Aujourd'hui, on peut inverser la question et dire notre question, c'est le présent russe et le passé soviétique, pas si lointain. Quel est le rapport entre les deux? Et ça, c'est une question qui est dérangeante, à la fois pour les Occidentaux qui pensaient que après la fin du régime communiste, on était sur des voies toutes tracées vers la démocratie, vers l'économie de marché, vers l'intégration, vers la coopération en Europe. Ça, c'était l'espoir des Occidentaux. C'était sans doute aussi l'espoir de Mikhail Gorbatchev, qui vient de décéder. C'était son idée, la maison commune européenne. Mais il avait renoncé aux fondamentaux du communisme pour, en quelque sorte, arrimer la Russie à l'Europe. Ce que l'on voit aujourd'hui, je crois, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire une affirmation de la Russie comme modèle, comme société, comme culture distincte, qui se démarque, qui se dissocie clairement de l'Europe et de l'Occident. Il suffit de lire d'ailleurs les discours des dirigeants soviétiques russes d'aujourd'hui, à commencer par Poutine, pour voir la façon dont ils traitent l'Occident comme quelque chose de à la fois décadent, dissolu et menaçant. Donc l'Occident est l'Europe est une menace, mais en même temps c'est quelque chose de méprisable, puisque c'est décadent. C'est la dissolution de la nation, de la famille, de l'Église. Et donc, voilà les trois piliers de l'orthodoxie qui doivent être le fondement culturel, spirituel de la Russie, qui se démarque donc de l'Europe et qui choisit la voie eurasienne. Mmh. E quindi qual è la questione che Kundera si pone? Si pone la questione di quello che è il rapporto tra il passato russo, parliamo appunto di 40 anni fa, il passato russo e il presente sovietico. Questo appunto era la questione che lui si poneva. Oggi però, se noi guardiamo quello che accade, in sostanza noi ci troviamo a porre la questione nei termini opposti, ovvero noi siamo davanti a un presente russo e a un passato sovietico. Quindi le domande che noi ci poniamo stanno proprio nel definire il rapporto che c'è tra queste due, tra questo passato e questo presente. È una questione che è molto difficile da affrontare, lo è per gli occidentali, perché si era un po' pensato, noi occidentali, che con la caduta del comunismo si fosse aperta la via verso un'economia di mercato, verso la democrazia, verso la cooperazione, l'integrazione, e c'era anche da parte di tutti noi una certa speranza in questo senso, stessa speranza che veniva anche condivisa da Mikhail Gorbachev, che di recente, come ben sapete, ci ha lasciati, il quale aveva sposato, diciamo, la causa di una comunità di destini tra l'Europa e la Russia, ma per fare ciò aveva dovuto rinunciare appunto a quella che era il comunismo della Russia fino a quel momento, per aprire appunto la via all'Europa. Ebbene, oggi vediamo che praticamente sta accadendo esattamente l'inverso, esattamente l'opposto, e cioè abbiamo un'affermazione della Russia, la Russia che si pone come un modello diverso, come una società diversa, come una cultura diversa, che per l'appunto si oppone, si mette appunto in contrappunto, per così dire, a quella occidentale, ed è un discorso che si ritrova anche nelle parole dei leader russi, attuali, in primis lo stesso Putin, ovvero un focus sull'Occidente che fa emergere due aspetti in particolare, ovvero da una parte una sorta di disprezzo per la cultura europea, per questa decadenza che caratterizza appunto la cultura europea, e dall'altra la percezione di essere minacciati da questa cultura occidentale europea. Quindi c'è questa dissoluzione che rende importanti, che va ad attaccare quelli che sono i pilastri invece dell'ortodossia sostenuta appunto dalla Russia, ovvero la nazione, la famiglia, la Chiesa. Ecco, tutto questo viene meno in Occidente ed è per questo appunto che si pone la questione della minaccia appunto rappresentata dall'Occidente nei confronti della Russia, che, perché questi sono appunto questi tre elementi sono le basi appunto della cultura, ma anche le basi spirituali della Russia. Par conséquent, l'illusion d'après 89 que certains avaient érigée en programme, c'est-à-dire la fin de l'histoire, il y avait un modèle occidental de démocratie libérale qui serait inévitablement la voie vers laquelle devaient se tourner les pays sortant du monde soviétique, à commencer par la Russie. Il n'y a pas d'alternative. Il n'imaginait pas, Fukuyama pour ne pas le nommer, n'imaginait pas un monde où il y a des alternatives. Il peut y avoir des différences, mais pas des alternatives. Ce que nous dit la Russie d'aujourd'hui, à commencer par Poutine, si, il y a des alternatives. On le savait, bien sûr. Ceux qui n'avaient pas cru tout de suite à cette illusion de Fukuyama et de beaucoup d'autres, de cette espèce de triomphalisme qui a prévalu en Occident dans les années 90, nous découvrons aujourd'hui, avec la guerre, c'est le réveil. Voilà. Il y a une rupture dans la civilisation, si on veut. C'est le terme utilisé par le président allemand lorsqu'il a voulu parler des années 30 en Allemagne. Il a parlé de rupture civilisationnelle. Je crois qu'on peut parler avec cette guerre de quelque chose d'équivalent qui est en train de se produire en Russie. On ne sait pas vers quoi ça va aller, mais pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qui se passe là-bas, je préfère lire Kundera à Fukuyama. Okay. E quindi cosa è accaduto? Che appunto a partire dall'89 c'è stata un po' una sorta di illusione collettiva che poi si è tradotta in una serie di programmi che vedevano una fine della storia segnata dal trionfo della democrazia liberale come l'unica possibilità per tutti questi paesi che ex sovietici entravano in una nuova fase della loro esistenza. E lo stesso Fukuyama appunto, ma non era l'unico, però appunto Fukuyama in primis affermava che non c'erano delle alternative, c'erano delle possibili, come dire, differenze, delle sfumature diverse, questo sì, ma non c'erano alternative a questa strada. E beh, la Russia oggi invece cosa ci dice? Ci dice che di alternativa ce n'è almeno una, ed è appunto in contrasto netto con questa illusione, per l'appunto questo trionfalismo che ci arriva direttamente dagli anni 90 e che poi ha continuato a persistere in tutto questo tempo, ed è un po' un risveglio, per quanto traumatico, un campanello che ci risveglia tutti questa guerra, una sorta di rottura di civiltà, rupture de civilisation appunto, che è una definizione che in realtà il presidente tedesco aveva utilizzato per parlare di quello che accade in Germania negli anni 30, ma che in un certo senso appunto ben si applica anche alla situazione attuale, anche se in realtà ovviamente noi non possiamo sapere cosa accadrà a questo punto dopo ciò che dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ma sicuramente per capire cosa sta succedendo, immaginarsi dove stiamo andando, preferisco leggere Kundera che Fukuyama. Pour Kundera, le clivage majeur historique, culturelle, c'est Rome et Byzance, c'est la chrétienté occidentale, la chrétienté orientale. Ça, c'est un des fondements. Il y a d'autres dimensions qui sont liées à celle-là, qui, dans le monde russe, signifie la fusion du spirituel et du temporel, de l'Église et de l'État. Hein, le pouvoir de l'Église orthodoxe est directement inféodé au pouvoir politique. On le voit d'ailleurs dans la guerre aujourd'hui. Quel est le plus grand supporteur de Poutine dans la guerre? Le patriarche Kirill. C'est lui qui prononce les sentences les plus virulentes à l'égard des Ukrainiens, qui pourtant sont majoritairement eux-mêmes orthodoxes, mais ils ont eu l'audace de s'émanciper de la tutelle de l'Église orthodoxe russe. Donc pour Kundera, ça c'est le moment, disons, crucial, mais évidemment d'autres dimensions sont liées à cela. Je pense que si on dit fusion du spirituel et du temporel, la subordination de l'Église à l'État, ça laisse peu de place pour la société civile. Hein? La Russie est un... Toute l'histoire russe, c'est pas la société qui façonne l'État, c'est l'État centralisé, de plus en plus centralisé, qui façonne et refaçonne la société à son image. C'est ça l'histoire russe, et c'est de ça que parle Kundera. Et pour lui, ça c'est une grande différence, bien sûr, avec les sociétés européennes et particulièrement les sociétés d'Europe centrale. Per Kundera c'è una grossa differenza, un momento importante di svolta che caratterizza come dire, il bivio che seguono le diverse civiltà che vivono appunto in, chiamiamola, Europa in senso lato, ovvero abbiamo Roma, Bisanzio, abbiamo la cristianità vista in chiave diversa ovviamente, ma poi abbiamo quella che lui chiama appunto la fusione tra lo spirito, la dimensione spirituale e la dimensione temporale del potere. Questa fusione che fa sì che in Russia la Chiesa da una parte e lo Stato siano una cosa sola, e questo fa parte appunto dell'ortodossia russa, tant'è che appunto l'ortodossia russa viene per così dire infeudata e quindi è soggetta al potere politico. Basta vedere quello che succede oggi con Putin, che viene sostenuto in primis da chi? Beh, ovviamente dal patriarca Kirill, che è quello che afferma le cose in maniera più netta, più sprezzante, diciamo così, per sostenere appunto Putin anche contro gli ucraini, laddove in realtà in Ucraina gli ortodossi sono comunque la maggioranza, ma hanno l'audacia, la spudoratezza di volersi emancipare da quella che è appunto l'ortodossia russa. E quindi appunto Kundera vede questo momento, questa differenza come cruciale assolutamente. Ed oggi se noi ci riflettiamo, appunto pensiamo a quello che succede nella società russa e a quale può essere la differenza appunto rispetto a ciò che succede altrove, per cui abbiamo una fusione di spirito, di dimensione spirituale e temporale, che fa sì che la società civile non abbia in sostanza alcun ruolo attivo in ciò che accade, perché che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in Russia non è la società che come dire, fa da traino al destino, alla vita delle persone, è piuttosto questa fusione tra quello che è il potere spirituale, il potere temporale, che dà forma alla società russa. E questo è qualcosa che Kundera profondamente ritiene diverso rispetto a ciò che accade altrove, in particolare non solo in Europa in generale, ma nell'Europa centrale in particolare. Puisqu'on est dans une maison des écrivains ici, pour illustrer le propos sur Europe centrale, Russie, Europe, Russie, je ne peux pas ne pas mentionner la rencontre des écrivains qui a eu lieu à Lisbonne au Portugal au mois de mai 1988 entre des écrivains russes et des écrivains d'Europe centrale. Alors, parmi les écrivains russes, il y avait Josip Brodsky, le poète que vous connaissez certainement, Tatiana Tolstaia, une descendante lointaine de Tolstoï, de grand écrivain, toute une série d'écrivains, je ne vais pas tous les énumérer, et des écrivains d'Europe centrale, comme Czesław Miłosz, le prix Nobel de littérature, le poète polonais, György Konrád, l'écrivain hongrois, Josef Sporecki, l'écrivain tchèque. Bref, il y avait là cette rencontre. Voilà. Et je ne peux pas vous lire tout le texte. Peut-être je ne peux pas résister à la tentation de vous lire quelques extraits parce qu'il y a eu, des échanges assez vifs. Et c'est entre écrivains. Donc, c'est des gens qui partagent la même passion pour la culture, la littérature, et qui, en plus, se vouent mutuellement beaucoup de respect et d'admiration. Qui n'admire pas Brodsky. Moi, je l'ai découvert quand j'étais étudiant à Harvard au mois de, ça devait être en 73, quand il est venu, il venait de sortir de Russie et il y avait une soirée organisée par le département d'études slaves et il a déclamé ses poèmes à la manière, voilà, dans la tradition d'Akhmatova, voilà, grand poète déclamant ses poèmes. Voilà. On ne peut être admiratif. Voilà. Donc, admiration totale pour l'écrivain, le poète, dont vous pouvez visiter d'ailleurs la maison, parce qu'à enfin, plus maintenant, mais à Saint-Pétersbourg, il y a la maison d'Akhmatova qui est devenue un musée, et il y a au rez-de-chaussée l'appartement reconstitué de Brodsky. Donc voilà, c'est pour dire, avant que je lise quelques extraits, l'admiration qu'ont ces gens-là. Et bien entendu, l'admiration est mutuelle. Czesław Miłosz, immense poète, écrivain, essayiste, etc. Bon, Kundera n'était pas présent, mais on a beaucoup parlé de Kundera dans les échanges entre les Russes et les centres européens. Mm-hmm. E oggi siamo qui nel circolo dei lettori, quindi si parla di libri, di letture, di scrittori, ed effettivamente quindi possiamo parlare di un altro evento importante che ha visto protagonisti appunto proprio degli scrittori. Scrittori che hanno a che fare appunto con la questione Europa centrale rispetto a Russia. Un incontro epocale molto molto importante che si tenne nel 1988 e nel maggio del 1988 a Lisbona. Ora, non so a dirvi esattamente tutti i nomi di tutti i partecipanti che erano presenti a quell'incontro, ma vi posso dire che c'erano appunto la crème de la crème del mondo letterario russo da una parte e dell'Europa centrale dall'altra. Io i nomi li dico all'italiana, scusatemi, ma mi perdonerà il professore per la mia pessima pronuncia, per cui abbiamo da una parte Brodsky, abbiamo la Tatiana Tolstaia, che era anche una lontana discendente di Tolstoi, e poi appunto tutta una serie di altri nomi appunto importanti che arrivavano appunto dalla Russia, e poi i loro omologhi dell'Europa centrale, tra cui ad esempio il grandissimo poeta Miloš, piuttosto che György Konrád, piuttosto che appunto tutta una serie di altri nomi molto molto importanti. E io non è che voglio leggervi tutte le minute di tutto quello che è stato detto in occasione di questa conferenza, però magari qualche passaggio vorrei sottoporvelo, perché secondo me è molto interessante. Stiamo parlando di un gruppo di scrittori, di uomini di letteratura, di persone appunto che sono abituate a, come dire, a rapportarsi gli uni agli altri in maniera diversa rispetto alle persone nella vita comune, diciamo così. C'è un grande amore per la cultura da entrambe le le parti, per la letteratura, quindi c'è istintivamente un grande rispetto, una grande ammirazione gli uni per gli altri. Pensiamo ad esempio a un personaggio come Brodsky. Io stesso ricordo che nel 73 appunto arrivò per un evento del Dipartimento di Studi Slavi e fece uno, non so come definirlo neanche, si mise a declamare appunto i suoi versi in un modo che veramente mi toccò nel profondo, e quindi non si può che essere in totale ammirazione di fronte a queste grandi personalità, questi grandi scrittori, e tant'è che ad esempio adesso magari non è il momento di andarci, però quando poi vi capiterà di andare a San Pietroburgo potete andare ad esempio a vedere la casa ricostruita appunto di Brodsky, perché al primo piano, al pianterreno, appunto c'è anche la possibilità di andare a rivederla. Quindi insomma, questo per dire cosa, che sono personaggi assolutamente che evocano la più grande ammirazione che si possa immaginare. Stessa cosa ovviamente dall'altra parte, quindi Milos ad esempio stessa cosa, un altro poeta assolutamente eccezionale. Ecco, a questo incontro Kundera non c'era, ma tutti non facevano altro che parlare di Kundera. Je ne peux pas vous restituer tous les débats qui sont passionnants, mais j'ai une traduction anglaise et je vais la, j'ose pas la lire en anglais, mais je peux peut-être essayer de traduire quelques extraits. Il y a Tatiana Tolstaia qui est très irritée par ce terme Europe centrale. Pourquoi Europe centrale, etc. Il y a l'Europe, il y a la culture européenne. Pourquoi Europe centrale? Donc elle est très très irritée par ça. Et il dit, vous parlez des contingences externes, sous-entendu la domination russo-soviétique sur les pays d'Europe centrale, mais ce qui compte, c'est la liberté intérieure de l'écrivain. Donc, ne nous embêtez pas avec des choses comme ça. Et György Konrád lui a répondu assez directement, n'est-ce pas, que les écrivains russes, ils ont certes leur liberté de conscience, leur liberté de création intérieure, comme elle dit, mais ça ne les dispense pas de devoir s'interroger sur l'histoire de leur nation et sur son rôle vis-à-vis des autres, de ses voisins. Et elle répond à ce moment-là « Ah !» Je ne sais pas si je le lis en anglais. Ou oui, oui, pourquoi pas. Je peux? Well, allez-y. Now I understand it. I've been asked when we are going to remove our tanks from Central Europe. Remove our tanks from Central Europe. Vous voyez, on parle de tanks là aussi déjà, pas seulement aujourd'hui. Elle dit, is that a question? When will I remove my tanks out of Central Europe? Elle répète. We are not historians. We are not people who have authority over tanks. We are writers. Voilà. Ça, c'est la position de Tolstaïa. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je suis écrivain. OK. Allora, tanto per cominciare vi leggerei appunto questo passaggio che avete appena ascoltato, che in realtà è un passaggio scritto in inglese, dove in sostanza la Tolstaia è un po' infastidita da questo concetto di Europa centrale, le dà molto fastidio continuare a sentire parlare di Europa centrale, si riferisce al fatto, le dà fastidio anche sentir parlare di queste contingenze esterne che contribuiscono appunto a questa situazione dell'Europa centrale. Cosa vuol dire? Quello che stava facendo la Russia in sostanza anche all'epoca, e dice: ma come? Io non capisco perché state facendo tutto questo gran bailam intorno a questa storia, perché in fondo la cosa importante per uno scrittore è la sua libertà interiore. Questa è la cosa importante. A che Konrád dice: sì, è vero che è importante la libertà interiore, la cosa più importante per uno scrittore in Russia, però non è che solo perché sei uno scrittore la cosa ti dispensa dal doverti porre delle domande su cosa rappresenta, cosa fa la tua nazione, cosa fa anche nei confronti dei vicini, diciamo così. Al che la Tolstaia risponde: ora capisco, mi è stato chiesto quando toglieremo i carri armati dall'Europa centrale, e badate, Questo era appunto nell'88 e di cosa parlano? Dei carri armati. E noi di cosa parliamo? Dei carri armati. Quindi dice: ora capisco, mi è stato chiesto quando toglieremo i carri armati dall'Europa centrale. È una domanda? Quando toglierò i miei carri armati dall'Europa centrale? Non siamo storici, non siamo persone che hanno autorità sui carri armati, siamo scrittori. E appunto, questo lei dice, siamo scrittori. Io devo fare altro, non devo occuparmi di queste cose. Cet échange est prolongé ensuite par un échange entre Brodsky et Czesław Miłosz. Miłosz, lui, prolonge le raisonnement de Kundera sur l'idée que l'attachement à l'Europe et à l'identité européenne est plus fort à la périphérie qu'au centre. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est le plus menacé. Donc ça, c'est ce que dit Miłosz. Et Brodsky dit, mais tout ça, tout ce raisonnement de Kundera est n'a pas de sens. Et je cite à nouveau Brodsky, mais en anglais, puisque j'ai le texte en anglais. « In the name of literature, there is no such thing as Central Europe. There is Polish literature, Czech literature, Slovak literature, Serbo-Croatian literature, Hungarian literature, and so forth. It is impossible to speak about this concept, even in the name of literature. It's an oxymoron. » Donc, récuse totalement l'idée d'une culture d'Europe centrale et qui est le fondement de l'argument de Kundera. Est-ce que je dis la réponse de Miłosz ou est-ce que vous préférez peut-être traduire tout de suite? Oui, peut-être. Oui. E poi c'è un altro scambio interessante che avviene invece tra Brodsky e Czesław Miłosz, per l'appunto, in cui si parla invece qui come dire, il punto del contendere e l'idea di Kundera secondo il quale questo attaccamento per l'Europa è molto più intenso, più sentito nella periferia rispetto al centro dell'Europa perché in periferia si sente più minacciati. E Brodsky invece risponde dicendo che no, assolutamente questo ragionamento, questa posizione di Kundera non ha alcun senso, e quindi esprime un rifiuto totale di questa, chiamiamola, cultura dell'Europa centrale, per l'appunto, che era quella appunto appunto sostenuta da Kundera. E qui abbiamo appunto il passaggio in cui Brodsky afferma: nel nome della letteratura non esiste l'Europa centrale, c'è la letteratura polacca, la letteratura ceca, la letteratura slovacca, la letteratura serbo-croata, la letteratura ungherese e così via, ma è impossibile parlare di questo concetto anche nel nome della letteratura, è un ossimoro. À quoi Miłosz, Czesław Miłosz, le polonais, répond: ça, ce que tu viens de dire, c'est divide et impera. This is a colonial principle and you are for that. Brodsky: divide et impera? In what way, Czesław? I don't understand you. Could you specify? Miłosz: the concept of Central Europe is not an invention of Kundera. You have an obsession that it is an invention of Kundera. Not at all. Central Europe is an anti-Soviet concept provoked by the occupation of those countries. Bon, et ça... and I should add that the conscience of a writer, for instance, a Russian writer, would cope with such facts, etc., etc. Il renvoie, il fait appel à la conscience d'un écrivain russe. Il doit comprendre que lui aussi, il ne peut pas s'abstraire du fait que les peuples occupés par son pays, par la Russie, sont soumis, et leur culture est soumise au diktat du centre de l'Empire. Et donc, ça c'est l'échange un peu vif entre les deux protagonistes. E cosa risponde appunto Miloš, che è polacco? Divide et impera. Questo è un principio coloniale e voi siete a favore di questo principio. Al che Brodsky risponde a sua volta: divide et impera, in che senso, Czesław? Non capisco, potresti specificare meglio? E Miloš a quel punto risponde: il concetto di Europa centrale non è un'invenzione di Kundera. Lei ha un'ossessione che sia un'invenzione di Kundera, ma non è affatto così. L'Europa centrale è un concetto antisovietico provocato dall'occupazione di quei paesi. E dovrei aggiungere che la coscienza di uno scrittore, e bla bla bla, va avanti, appunto. Quindi fa appello alla coscienza di uno scrittore che, ancora una volta, quello che abbiamo sentito prima, quello che deve fare uno scrittore, come deve porsi uno scrittore, ma lo scrittore non si può astrarre completamente da quella che è l'occupazione della Russia nei confronti appunto dei paesi dell'Europa centrale e la sottomissione della cultura di questi paesi a ciò che arriva dal centro dell'impero. E quindi appunto ci tenevo a condividere con voi questo scambio che ho trovato molto interessante proprio per i toni un po' accesi. Miloš conclut en disant, and I'm afraid there is a taboo in Russian literature, and that taboo is empire. Et bien entendu, je ne prolonge pas la lecture de ces échanges, mais cette phrase-là, il y a un tabou dans la littérature russe, et que c'est la question de l'empire. Ça, c'est la question d'aujourd'hui. On se demande, n'est-ce pas, où sont les écrivains russes par rapport à la guerre que mène, qu'a décidé de mener leur pays, face au pays, à la nation qui leur est la plus proche, historiquement, culturellement, linguistiquement, c'est-à-dire l'Ukraine. Ça, voilà, la question de l'Empire, c'est la question des petites nations d'Europe centrale, et je vais en dire deux mots. Je m'aperçois que peut-être je parle trop longtemps. Ah oui, faut m'arrêter. Bon, je vais essayer d'abréger, mais voilà, donc peut-être... E poi c'è ancora una cosa che dice Miloš appunto in conclusione, e dice: e temo proprio che nella letteratura russa ci sia sicuramente un tabù. E questo tabù è l'impero. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che effettivamente non è che vado a leggervi di tutto e di più a questo punto, mi fermo qui, però c'è questo tabù nella letteratura russa che è appunto l'impero, cioè era un ruolo importante quello dell'impero, e la riflessione su tutto questo era molto importante all'epoca, esattamente come lo è anche oggi, ed è legittimo domandarsi anche oggi dove sono gli scrittori russi e come si pongono gli scrittori russi oggi rispetto a quello che sta facendo la Russia nei confronti di un vicino che in fondo è probabilmente il vicino più prossimo, ma non soltanto geograficamente, anche dal punto di vista culturale e storico. Detto ciò, vorrei ancora dire due parole sulle piccole nazioni, e poi mi rendo conto che ho pochissimo tempo, quindi cercherò di andare molto molto rapidamente. Pour conclure cette partie-là, vous voyez comment le débat des années 80, Kundera, Miloš, Konrád, les centres européens, hein, un Tchèque, un Polonais, un Hongrois, et de l'autre côté les Russes, même ceux des Russes qui ne sont pas des apparatchiks du Parti communiste, mais qui sont profondément... Brodsky vivait en exil, il était à New York. Et comme j'ai dit, il était l'héritier d'une tradition, celle d'Akhmatova, de tous ceux qui ont été les esprits libres, en quelque sorte, de la culture russe. Mais eux avaient cette impensée qui était l'Empire. Et ça, c'est la permanence jusqu'à aujourd'hui. Je passe maintenant, parce que ça, c'est la question de l'Europe centrale que pose Kundera dans son essai. Il s'interroge sur la spécificité et l'apport de ces nations et de leur culture à l'Europe. Et il part de l'idée que, il utilise un terme, il dit, ce sont des nations dont l'existence ne va pas de soi, c'est-à-dire qui n'ont pas une existence millénaire, garantie, un État. Bon. Donc ce sont des nations qui ont été englobées dans des empires multinationaux, empire austro-hongrois, empire russe, empire ottoman, mais qui ont survécu dans l'empire par la culture, parfois par leur dénomination religieuse, parfois par la littérature. En tout cas, la langue, la culture est une question absolument primordiale pour l'existence de ces nations. E questo effettivamente era appunto per riassumere il dibattito come veniva espresso, come si sviluppava appunto negli anni '80, dove abbiamo appunto degli scrittori del centro Europa molto eterogenei, se vogliamo. Abbiamo un ceco, un polacco, un ungherese, appunto Kundera, Konrád, Miloš, e poi abbiamo dall'altra parte la Russia, ovviamente. Quindi, ma non stiamo parlando di scrittori che erano dell'apparacci, cioè degli scrittori indottrinati che parlavano soltanto di ciò che gli dicevano di parlare. Brodsky viveva a New York all'epoca addirittura, erano degli spiriti liberi, se vogliamo, ma effettivamente anche loro erano soggetti alla questione dell'impero, ed è una questione che ahimè si prolunga ancora fino ad oggi. Adesso vorrei però rapidamente passare oltre e parlare appunto dell'Europa centrale, che poi è di questo che ci parla appunto Kundera nel suo saggio, di quelle che sono le caratteristiche specifiche che contraddistinguono l'apporto che queste piccole nazioni dell'Europa centrale possono dare all'Europa tutta, in termini ad esempio di cultura. Secondo Kundera c'è una frase molto interessante da tenere a mente, ovvero il fatto che queste piccole nazioni dell'Europa centrale sono caratterizzate da quanto segue, ovvero il fatto che la loro esistenza non è da dare per scontata, non va da sé che queste nazioni esistano. Che cosa intendeva dire? Intendeva dire che effettivamente per centinaia di anni non è che quelle nazioni fossero sempre state lì tranquille senza che nessuno gli andasse a bussare alla porta, al contrario, erano state inglobate da tutta una serie di altri imperi, dall'impero austro-ungarico a quello russo, a quello ottomano, e se sono riuscite a sopravvivere in tutto questo tempo è proprio grazie alla cultura, la cultura che magari si esprimeva di più dal punto di vista della religione una volta, piuttosto che della letteratura dall'altro, piuttosto che la lingua e la cultura. Tutto questo fa sì che comunque nell'arco del tempo abbiano mantenuto appunto la loro identità, e questo è fondamentale proprio perché altrimenti non esisterebbero, invece esistono ancora oggi. E Kundera, dans le discours qu'il a prononcé au Congrès des écrivains en 67 et qui figure aussi dans le livre qui vient de paraître, il pose la question, ou il reprend une question ancienne qui était là depuis le 19e siècle. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant d'énergie pour développer une littérature, une culture, dans une langue que personne d'autre ne parle, que seulement un très petit nombre de gens peuvent parler? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'adopter l'allemand, de se laisser germaniser, puisque c'était dans l'Empire, bien sûr, la tendance dominante, et accéder par là directement à la culture savante. Et la réponse de Kundera, c'est « ça vaut la peine, ça se justifie, mais à une condition seulement. Pas seulement pour cultiver un particularisme, ça c'est pour les anthropologues, une tribu qui parle un dialecte spécial. Non, 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 c'est pas ça qui intéresse Kundera. Non, ça se justifie uniquement si par cette langue que d'autres ne parlent pas, vous pouvez apporter à l'Europe des créations littéraires, des créations culturelles au sens large, qui enrichissent l'Europe entière, qui en quelque sorte, par le particulier, vous permettent d'accéder à l'universel. Ça, c'est la condition essentielle pour justifier en quelque sorte cette pluralité, cette diversité linguistique, culturelle de l'Europe du centre-est. Et pour Kundera, c'est ça l'essence même de l'Europe. Il a cette formule pour définir l'Europe, c'est le maximum de diversité dans un minimum d'espace. Quindi Kundera nel 67 partecipa ad un congresso, ad un incontro di scrittori, e trovate appunto anche il suo intervento sempre in questa pubblicazione, appunto in questo libro, e qui si pone una domanda che in realtà non era niente di nuovo neanche all'epoca, che risale al XIX secolo, ovvero: vale la pena investire in una lingua, la lingua appunto di questi paesi, di queste piccole nazioni, per sviluppare una letteratura, per sviluppare una cultura? Vale davvero la pena? Ne è valsa la pena per noi fino ad ora? O forse sarebbe stato meglio che ci fossimo buttati sul tedesco, anima e corpo, che alla fine c'era questa spinta germanica molto significativa. Da un lato, certo, avrebbero dovuto rinunciare alla loro lingua, però dall'altro avrebbero anche avuto accesso a questa cultura savant, a questa cultura elevata, diciamo, molto più ampia di quella limitata appunto della lingua di Kundera. E quindi si pone la domanda: ne vale la pena? E la risposta a cui giunge è sì, ne vale la pena, ma solo ad una condizione. Perché non è che diventando, come dire, una curiosità da antropologo, una tribù che parla solo più quella lingua lì, non è in quel senso che vale la pena mantenere appunto la lingua di una piccola nazione. Vale la pena farlo se la lingua, se quella lingua può contribuire alla cultura europea dando qualcosa in termini di una creazione non solo linguistica o letteraria, proprio in termini culturali in senso lato, che veramente accresca la cultura europea nel suo insieme. È un po' come dal particolare all'universale. Ed è quindi così che, per così dire, si giustifica l'esistenza di una lingua, quindi di una piccola nazione, parlando appunto, sottolineando l'importanza di una pluralità, di una diversità di lingue, di culture, che poi sono quelle che arricchiscono l'Europa, in particolare caratterizzano l'Europa centro-orientale. Ed è poi proprio questa l'idea che sta al cuore appunto dell'atteggiamento, della visione di Kundera, il quale sosteneva, aveva questa definizione per l'Europa, ovvero il massimo della divisione nel minimo di spazio. Questa è l'Europa per Kundera. Donc, pour les petites nations d'Europe centrale dont parle Kundera, l'Europe est une dimension essentielle de leur existence. Le national et la dimension européenne sont inséparables dans cette logique que je viens de mentionner. Et la question qu'il pose, c'est: mais pourquoi la coupure de l'Europe et la disparition de la moitié de l'Europe et donc de son apport culturel n'a pas été vécue en Europe occidentale comme une mutilation, comme une perte? On prenait, bon, c'est la division, il y a des blocs militaires, idéologiques, etc. Mais on n'a pas vécu ça comme une atteinte à l'européanité partagée. Et quindi questo ci porta ad un'altra domanda, ovvero il fatto che se noi seguiamo il ragionamento di Kundera e quindi riteniamo che condividiamo con lui questa idea, ovvero il fatto che per queste piccole nazioni l'Europa sia una dimensione essenziale della loro esistenza e quindi che siano inseparabili, inscindibili la dimensione nazionale e la dimensione europea, allora però c'è da chiedersi una cosa, ovvero c'è da chiedersi: ma come mai nel momento in cui l'Europa è stata divisa, tagliata in due, le è stato amputato un pezzo, per così dire. Ecco, come mai l'Occidente non se n'è quasi neanche accorto? Non ha vissuto la cosa in maniera particolarmente sentita. Questa era una perdita che non andava vista solo in termini di sì, c'è stato qualche scontro militare, c'è stata una questione politica, ma non è stata sentita per nulla questa perdita in Europa occidentale. E quindi, appunto, la domanda da porsi è: come mai? Et donc, pour répondre à cette question, Kundera a une réponse assez dérangeante et pessimiste. Sa réponse, c'est, elle n'est pas d'ordre politique banal, il dit, c'est parce que l'Europe a cessé de se penser comme culture. Il dit, au Moyen-Âge, l'Europe était unie sur le plan religieux. Hein, pour parler comme Georges Duby, l'historien, c'était le temps des cathédrales. Voilà, l'Europe, et les savants circulaient d'un monastère à l'autre, parlaient latin. Bon, il y avait l'Europe l'Europe unie par la religion chrétienne. Il y a eu ensuite l'Europe de la culture, l'Europe des Lumières, 18e siècle. Et donc voilà, la République des Lettres. Et donc il y avait effectivement une grande conversation européenne où les grands penseurs, hein, les Diderot, les Voltaire, les Rousseau dialoguaient avec leur... avec tous leurs collègues à travers l'Europe et l'Europe, y compris l'Angleterre, parce que Voltaire était un anglophile et un grand ami de l'Angleterre. Rousseau s'est beaucoup intéressé, entre autres, à la Pologne. Voilà. Alors certains préféraient dialoguer avec les princes, hein, Voltaire avec Frédéric de Prusse, Diderot avec Catherine II, avec Catherine la Grande, mais Rousseau est celui qui a sans doute le plus contribué au dialogue avec l'Europe centrale, avec son célèbre texte, projet de constitution pour la Pologne. Et il avait une intuition profonde, Rousseau, comme le romantique qui comprend donc la notion de nation et la dimension affective de la politique, hein, qui c'était pas du tout le domaine de Diderot ou de Voltaire, mais la dimension affective. Et je ne cite pas exactement, mais il avait une formule qui revient à peu près à on peut conquérir la Pologne, mais on ne peut pas la digérer. Et je dirais la même chose aujourd'hui pour l'Ukraine. Je ne sais pas si la Russie peut conquérir l'Ukraine, on peut avoir quelques doutes en ce moment sur ça, mais elle ne pourra jamais, jamais la digérer. E che risposta dà Kundera a questa domanda? Dà una risposta, se vogliamo, un po' pessimista, ovvero risponde che l'Europa non si sentiva più una in termini culturali. Perché arriva a questa conclusione? Perché nel Medioevo, ad esempio, l'Europa era unita grazie alla religione. Per usare un'espressione dello storico Georges Duby, era il tempo delle cattedrali e appunto si girava l'Europa, si andava in giro di cattedrale in cattedrale, per così dire. Poi c'è stato il secolo dei lumi, il XVIII secolo, la Repubblica delle Lettere, e qui c'erano tante conversazioni in ambito europeo tra i grandi pensatori, Diderot, Voltaire, Rousseau. Loro si parlavano gli uni con gli altri e parlavano con altri interlocutori in tutta Europa, addirittura anche nel Regno Unito, perché lo stesso Voltaire aveva una grande passione per il Regno Unito, mentre ad esempio Rousseau era più concentrato ad esempio sulla Polonia, e avevano anche come interlocutori persone di tutto rispetto come ad esempio Federico II di Prussia, piuttosto che Diderot, che invece si si rapportava molto spesso con Caterina II. Rousseau aveva appunto questa attenzione particolare per l'Europa centrale, in particolare per la Polonia, con il suo progetto di Costituzione per la Polonia. Questo proprio ci fa toccare con mano il suo interesse. Lui, a differenza degli altri più illuministi, aveva uno spirito più romantico e quindi si poneva la questione della politica come qualcosa di coinvolgente emotivamente, di un legame affettivo che animava appunto la politica, e quindi si rapportava alle nazioni in maniera diversa. E adesso non lo cito esattamente, ma parafraso un pochino, affermava Rousseau: si può conquistare la Polonia, ma non lo si può digerire. Stessa cosa effettivamente si potrebbe sicuramente dire oggi dell'Ucraina. Pour conclure, parce que je vois que notre temps est sans doute épuisé ou presque, ce que dit essentiellement Kundera et qui est pertinent pour aujourd'hui, c'est que les frontières des civilisations, les frontières des cultures ne peuvent pas être tracées par des tanks. Ça, c'est l'essence, j'allais dire, de son essai. Et si on réfléchit à la situation actuelle et à la question de l'Europe centrale, je ne vais pas vous infliger à cette heure-ci les multiples définitions de l'Europe centrale. Hein? Kundera, Occident kidnappé. D'autres ont des visions plus larges. C'est en gros tout l'espace, pour les Polonais essentiellement, c'est tout l'espace entre l'Allemagne et la Russie. Ça, c'est l'Europe centrale. Les Hongrois parlent de domaine danubien. Bon, chacun a sa définition. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette frontière de l'Europe centrale n'est pas fixe, qu'elle bouge, et que dans le contexte de la guerre en Ukraine, on voit pas seulement la partie occidentale de l'Ukraine, mais on voit le gros de la nation ukrainienne qui se tourne vers l'Europe, qui se tourne vers l'Occident le plus proche, qui est l'Europe centrale. Hein? L'Europe centrale, sous le régime soviétique, c'était l'ouest de l'Est. Après 89, c'est devenu l'Est de l'Ouest. Et maintenant, l'Ukraine qui est divisée. Ukraine, ça veut dire étymologiquement la limite, la frontière. On ne sait pas où est la limite. Poutine essaye de la établir par les tanks. Je viens de dire que pour Kundera et pour les écrivains, ça n'est pas... On ne peut pas tracer la culture des civilisations par les tanks. Václav Havel, avec qui j'avais fait un entretien que j'ai publié après la révolution orange de 2004 en Ukraine, il disait « Moi, je ne sais pas où va pencher l'Ukraine. Est-ce qu'elle est plus proche de la Russie ou est-ce qu'elle peut s'arrimer à l'Occident? Mais ce que je sais impérativement, c'est que ça doit être le choix des Ukrainiens et non pas de Moscou, ni de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. » Ora mi rendo conto che è tardi, quindi cerco appunto di non rubarvi ulteriore tempo, però per giungere a delle conclusioni, effettivamente per Kundera qual è il messaggio fondamentale? Il messaggio fondamentale è che le frontiere a livello di civiltà, a livello di cultura, non si tracciano con i carri armati, non è così che si tracciano le frontiere. È assolutamente una certezza che lui ha, ed effettivamente se noi guardiamo quello che sta accadendo oggi in Europa centrale, vediamo per l'appunto che pare abbastanza chiaro che è così, anche lì la situazione è questa, e magari non so se avete capito chiaramente quello che è lo spazio a cui ci stiamo riferendo, perché appunto le definizioni di Europa centrale e orientale sono molto, come dire, ce ne sarebbero migliaia, e troppo tardi, non ve le posso, non voglio farvele subire tutte, però appunto si va da un occidente prigioniero di Kundera per poi spaziare a dritta e manca, ma in sostanza è lo spazio che è contenuto tra la Germania e la Russia, ed è l'aspetto interessante è che effettivamente è una frontiera che si sposta, quella dell'Europa centrale, non è fissa, è una frontiera che va un po' di qua, un po' di là, e quello che è interessante vedere della guerra in Ucraina è che effettivamente non è soltanto il lato che guarda a Occidente dell'Ucraina, che vuole restare in Europa ed è contro appunto quello che sta facendo la Russia, e l'Ucraina tutta che si rivolge, il suo sguardo appunto verso l'Occidente. E questo appunto perché se in passato questa zona appunto era l'Occidente dell'Oriente, l'Ovest dell'Est, dopo l'89 è diventato l'Est dell'Ovest, e questo concettualmente ha avuto un suo impatto. La stessa parola Ucraina, il nome di questa nazione, significa limite, significa frontiera, e Putin non può, pensa ovviamente di poter fare quello che vuole, spostarla questa frontiera con i tanks, appunto, con i carri armati, ma non è così che si può fare una cosa del genere. Ce lo dice Kundera, ce lo dicono gli scrittori, tantissimi sono d'accordo su questo fatto, che non sono i carri armati a spostare la frontiera di una cultura in particolare. Ad esempio dopo la guerra del 2004 ho avuto un incontro con Havel, con cui ho anche scritto un intervento congiunto, il quale mi ha detto ma non so dirti che cosa accadrà, non so dirti cosa accadrà in Ucraina, se andrà verso la Russia, se andrà verso l'Europa, questo non lo so. Quello che ti posso dire però, e ne sono assolutamente convinto, è che qualunque cosa accada deve assolutamente essere una scelta degli ucraini, non una scelta che arriva da Mosca, non una scelta che arriva da nessun altro, deve necessariamente essere una scelta degli ucraini. Dernier mot, et vraiment je termine là-dessus. Dans le contexte de la guerre actuelle, la Pologne, la Lituanie découvrent ou redécouvrent l'espace qui était celui de la République des deux nations, l'époque où à peu près les 2/3 de ce qu'est le territoire ukrainien aujourd'hui faisait partie de la Pologne. Donc, redécouverte par les pays d'Europe centrale de l'espace à l'Est. L'Ukraine redécouvre que la ville de Lviv, dont on a beaucoup parlé parce que c'est là que transite et l'aide occidentale à l'Ukraine, mais aussi c'est là que passent les réfugiés qui fuient vers l'Europe, que Lviv s'appelait Lvov avant-guerre, et c'était une ville polonaise avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça s'appelait Lemberg, ça faisait partie de l'Empire autrichien, et que la majorité de la population y était à l'époque polonaise, 1/4 de la population était des Juifs, et les Ukrainiens étaient environ 10% à l'époque. Et donc, Lviv, Lvov, Lemberg, ça faisait partie de l'Europe centrale, mais c'était l'Ukraine occidentale. Aujourd'hui, c'est toute l'Ukraine, ou en tout cas une grande partie de l'Ukraine, à commencer par sa classe politique, Kiev et son président, se tourne vers l'Ouest, penche à l'Ouest. Et dans le même temps, l'Europe centrale, l'Occident kidnappé, comme disait Kundera, s'élargit à l'Est, pour y inclure l'Ukraine, ou en tout cas une grande partie de l'espace ukrainien. Donc nous avons aujourd'hui le résultat de la guerre de Poutine, l'occidentalisation de l'Ukraine, élargissement à l'Est de l'Europe centrale, l'Occident kidnappé de Kundera passe à l'Est. Okay. E un'ultimissima cosa, poi giuro vi lascio andare, il fatto che stiamo assistendo anche a un altro fenomeno molto interessante, ovvero il fatto che la Polonia e la Lituania stanno scoprendo, o meglio riscoprendo, uno spazio che loro apparteneva tanto tempo fa, quello della Repubblica delle Due Nazioni, perché un tempo l'Ucraina, forse lo saprete anche voi, per 2/3 era un territorio polacco, e c'è una riscoperta quindi non soltanto soltanto di questo slancio ucraino verso l'Europa, ma anche dell'Europa centrale verso est, perché l'Europa centrale guarda a est e si ricorda di tante cose del passato. Prendiamo un esempio, la famosa città che noi chiamiamo ancora con un altro nome, noi la chiamiamo Leopoli, però e appunto la vedete sempre sulle cartine come Lviv appunto, che è quella dove passano, dove arrivano gli aiuti umanitari, dove vanno via, dove passano i rifugiati. Ecco, prima della seconda guerra mondiale si chiamava Lvov, se la pronunciazione corretta? Lvov, scusatemi, ma Lvov appunto, che è quella quando era polacca, ma prima ancora non era polacca, prima ancora era austriaca, prima della prima guerra mondiale si chiamava Lemberg. Quindi pensate un po', in questa città ad esempio c'era un quarto di popolazione che era costituita dagli ebrei e gli ucraini erano una minoranza, erano appena il 10%. Quindi abbiamo Lviv, Lvov, Lemberg, il nostro Leopoli, e che un po', come dire, simboleggia quello che è l'atteggiamento e dell'Ucraina e dell'Europa centrale. Perché? Perché appunto non è soltanto questione che quello a cui stiamo assistendo oggi è la Kiev, quindi il presidente, quindi appunto il cuore dell'Ucraina che guarda a Occidente, che guarda verso l'Europa centrale, in sostanza l'Europa dell'Est, ma abbiamo anche un altro movimento, cioè l'Europa centrale che si allarga a Est, che guarda nell'altra direzione e guarda all'Ucraina, e quindi abbiamo questi due movimenti che sono assolutamente molto interessanti. Quindi qual è il risultato fino ad ora, almeno della guerra di Putin? È che da una parte l'Ucraina si è già occidentalizzata tantissimo e guarda Occidente ancora di più, e l'Europa centrale si è messa a guardare verso Est. Grazie. Grazie. Merci. Merci. Merci à vous et merci à la traductrice qui a été vraiment remarquable. C'était un grand plaisir, un grande piacere. Merci vraiment. Super.